Lavoro, fisco e pensioni. Questi i temi scottanti che si stanno rivelando davvero una spina nel fianco per il governo. E parlando proprio di quest'ultima, nell'attesa che arrivi questa nuova benedetta riforma sulle pensioni, proprio il mondo di chi dovrà andare in pensione si pone domande e vuole risposte certe. Questa mattina all'interno del Teatro Verdi di Sestri Ponente si è parlato di questo e molto altro, nell'incontro organizzato dalla Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. Se c'è una parola d'ordine all'interno di questo incontro di questa mattina è pensioni sicuramente garantite anche per i giovani. Mi sembra di capire che l'indirizzo sia quello, la direzione sia quella. Sì, noi chiediamo da tempo che si intervenga, perché il tema della pensione di garanzia per i giovani richiama la condizione oggi di chi lavora. A cosa faccio riferimento? Alla grande, straordinaria situazione di precarietà evidenziata tra l'altro nella fase della cosiddetta ripresa, con soprattutto lavori precari a basso intensità temporale, la dico così, perché la maggioranza sono sotto una settimana e quindi con effetti sul versante salariale. Allora, se il presente oggi è questo, noi pensiamo che non è possibile neppure prospettare un futuro precario. Quindi il tema della pensione di garanzia secondo noi è prioritario. Ovviamente poi ci sono gli altri temi della piattaforma, la flessibilità in uscita, il tema dei gravosi e dei precoci, il tema del lavoro di cura delle donne, insomma delle questioni che la riforma Fornero non solo non ha risolto, ma ha persino aggravato. Quindi noi oggi vogliamo che si apra su questo un tavolo che risponda alle grandi iniquità che quella riforma ha all'interno. Parlando del mondo del lavoro, insomma, le donne pagano sempre un prezzo molto molto alto e soprattutto in questo ultimo periodo. Le donne pagano un prezzo doppio, perché non soltanto pagano un prezzo doppio rispetto all'occupazione, sono soprattutto donne quelle che fruiscono, chiamiamolo così, del part-time involontario, ma in realtà sappiamo molto bene che è una condizione imposta, sono soprattutto donne che hanno lavoro precario e il dato più evidente di tutto ciò, che poi si ripercuote anche sul versante salariale, è lo straordinario gap salariale che il nostro paese ha rispetto a tutto il resto d'Europa. Questo si trascina anche sulle pensioni, perché poi sono soprattutto le donne che hanno le pensioni più basse.